La montagna che state ammirando è il Monte Bianco, 4810 metri di roccia e ghiaccio che separano l'Italia dalla Francia. Questo invece è il tunnel del Monte Bianco, 11 km di galleria scavata nella roccia che permettono il transito di veicoli e quindi il collegamento tra Italia e Francia. Questo è un autobus, un classico veicolo automotore adibito al trasporto esclusivo di persone. Questo è un treno TGV ad alta velocità, un veicolo a trazione elettrica che viaggia su apposite rotaie. Questa invece? Beh, questa è una margherita. Questi che vedete ora sono due notevoli esemplari di Homo sapiens, conosciuti anche sotto il nome di Nicola e André. A Nicola e André piacciono le montagne, i treni e le margherite. Questo sono io. E questi invece sono Camilla e Virginie, due mie colleghe giornaliste, le quali non tanto tempo fa si sono poste questa domanda. È possibile partire per un'escursione, viaggiare, spostarsi da un paese all'altro, esplorando i luoghi e visitando i monumenti, utilizzando solo i mezzi di trasporto pubblico? E soprattutto, è possibile farlo con la stessa scioltezza di chi viaggia con la propria automobile? Per rispondere a questa domanda, abbiamo deciso di sperimentare la cosa su di noi, o meglio, su due cavi di nome Nicola e André, i quali, desiderosi di una vacanza sulle Alpi, si sono prestati volentieri all'esperienza. Il 30 giugno siamo partiti da Aosta, con l'obiettivo di raggiungere Thonon-les-Bains, in Francia, attraversando il Monte Bianco e visitando nell'arco di una settimana sei diverse località alpine. Lungo il percorso abbiamo sperimentato l'offerta turistica, raccolto i pareri degli utenti, intervistato gli autisti delle diverse linee e praticato tante attività. Quello che seguirà è il resoconto dettagliato del nostro viaggio. Quindi questo sarà l'articolo introduttivo. Allora, cosa dici? Partiamo da Aosta direttamente? Sì. La città di Aosta si trova al punto di confluenza del torrente Bitié e della Dora Baltea. Qui comincia la nostra avventura. Dopo una breve visita del centro storico, ci dirigiamo verso la stazione degli autobus per raccogliere le prime opinioni degli utenti. Utilizza frequentemente il servizio di trasporto pubblico? Tutti i giorni praticamente, perché vengo da Aosta per lavoro e diciamo tendenzialmente uso il treno o l'abbonamento ferroviario. E a suo parere il prezzo del biglietto è basso, alto o equo? Ma direi che è equo. E sei a conoscenza della possibilità di spostarti anche verso la Svizzera e la Francia con i mezzi pubblici da Aosta? Sì, e infatti volevo fare qualche volta il weekend o in giornata, però non mi fa. Una persona che parte da Aosta occorre un po' guardare bene gli orari, insomma, per poter avere delle corrispondenze tra il servizio o di treno che però termina a Fraisin-Didier, quindi bisogna prendere l'autobus fino a Courmayeur e poi l'autobus per Chamonix, oppure l'autobus Aosta-Courmayeur e poi andare a Chamonix. Il viaggio ha ufficialmente avuto inizio. Caricati gli zaini sull'autobus, ci avviamo alla volta di Cogne. Cogne è il comune più esteso della Valle d'Aosta. Il paese è circondato da una vellutata distesa verde, i prati di Sant'Orso, e riconosciuti nel 2012 quale meraviglia italiana. Qui incontriamo Nicola e André, che parteciperanno assieme a noi a questo viaggio esperienza attraverso le Alpi. Oh, André, vieni che sto facendo il video della giornata, vieni. Vabbè, che abbiamo fatto? Siamo arrivati a Vabbè, Cogne. Siamo arrivati a Cogne, abbiamo subito... Siamo andati lì nella piazza. Quindi dunque incontro nella piazza. Comunque il paese, io devo dire che sono rimasto abbastanza sorpreso perché cioè ogni 100 metri c'è un albergo e ogni 200 c'è un ristorantino con bar. Cioè comunque è abbastanza rifornito. Sembra promettente, dove c'è un bar vuol dire che c'è gente felice. Allora andiamo in marcia che già... Andiamo, siamo via. Dopo siamo saliti su dal villaggio, il villaggio di minatori su di là.
Fondazione Gran Paradiso. Presso la sede di Fondazione Gran Paradiso incontriamo Nora, che ci illustra il servizio di bike sharing, le biciclette elettriche. Compilando l'apposito modulo, ci viene consegnato il badge che ci consentirà di prelevare le bici presso le postazioni dislocate nell'area del Gran Paradiso. Preso le biciclette e siamo andate alle le cascate di Lillaz. Esatto, cascate spettacolo. Sì, molto belle, no, molto no. Belle, non me l'aspettavo. Così non me l'aspettavo. No, nemmeno me, devo essere sincero. Una volta rientrati, troviamo ad aspettarci Luisa Guillermo, direttrice della Fondazione Gran Paradiso. Da quanto tempo è presente questo servizio? Beh, allora, benvenuti in Fondazione Gran Paradiso. Da circa 2 anni proponiamo questo servizio di bike sharing nei 5 comuni turistici del Gran Paradiso. Ma quest'anno lanceremo invece un nuovo servizio con queste e-mountain bike, quindi delle mountain bike elettriche che consentono anche di percorrere le strade poderali che caratterizzano il Gran Paradiso senza fare tanta fatica. E poi i nostri investimenti sulla mobilità sostenibile, che è un settore in cui crediamo molto, sono stati anche per esempio questa auto elettrica, una l'abbiamo noi e la utilizziamo per Fondazione Gran Paradiso e una è utilizzata dal comune di Rennes-Saint-Georges per degli spostamenti all'interno dei comuni che siano assolutamente zero emissioni. Vedendoci incuriositi, Luisa ci propone di testare l'automobile impatto zero per andare ad ammirare il giardino botanico Paradisia, all'imbocco della Val Nontei. Il giardino botanico alpino Paradisia, situato a 1700 metri di quota, raccoglie molte varietà di piante alpine autoctone. Qui incontriamo Laura Poggio, direttrice del giardino, la quale dopo averci guidato alla scoperta di piante e fiori d'alta quota, ci dà una propria opinione del servizio di trasporto pubblico. Non un treno con le coincidenze per le valli, non uno, cioè i pullman mai in coincidenza con i treni. Sì. Noi, ente parco, abbiamo non l'obbligo, perché poi abbiamo le macchine di servizio, ma l'invito, dato che la sede è a Torino, ad andare con i mezzi pubblici. Non riusciamo mai ad arrivare puntuali a una riunione. È impossibile usare i mezzi pubblici. Ed è una vergogna. Riconsegnato il mezzo elettrico, decidiamo di concludere la nostra giornata con 2 visite che ci riportano nel passato di Cogne. La prima al Museo delle Miniere di Cogne, dalla cui profondità veniva estratta la magnetite. Mentre la seconda alla Maison Gérard d'Ainé, una delle ultime testimonianze dello stile architettonico tipico di Cogne. Concluse le attività della prima giornata di viaggio, ci ritiriamo in albergo per goderci un po' di riposo ed elaborare il materiale raccolto. Boh, direi che per il primo giorno è abbastanza materiale. Mm-hmm. Ci mettiamo al lavoro? Beh, io direi che possiamo... Sì. Per oggi abbiamo fatto un buon riassunto. Ma perché spegnerlo? Nostra... Dai, che puzzo come una capra. Aspetta che spengo.
Ci lasciamo le spalle cogne e una volta trovato posto sull'autobus gremito di americani, scendiamo a valle. Scendendo, veniamo a conoscenza di un sito archeologico di epoca romana. Decidiamo quindi di farci lasciare la fermata più vicina e di proseguire a piedi fino al villaggio di Pondel. Si tratta di un acquedotto molto particolare. Costruito nel 3 a.C., il ponte è strutturato su due livelli, quello per il passaggio dei pedoni e quello sovrastante, dedito allo scorrimento dell'acqua. Oggi è possibile visitarli entrambi. Prossima tappa, la Val di Rem. Ma come arrivarci in tempi utili da Pondel? Poi abbiamo provato il servizio di Trekbus a chiamata. Trekbus allucinante, che te chiami, arrivano e poi ti chiede 12 euro per portarti un po' dove vuoi. Allora, siamo qui con l'autista del Trekbus, il signor? Dario Sanatore. Il servizio dal mattino parte dalle 6:30 alle 9 e il pomeriggio dalle 16:30 alle 19. Qual è il costo del servizio per un turista che vuole fare un'escursione? Sono 12 euro ogni vallata. Ma è 12 euro a persona o a gruppo? A gruppo. Ok. E crede che si dovrebbero aggiungere altri collegamenti a quelli già esistenti per migliorare il servizio? Il collegamento potrebbe essere anche da Aosta, perché sono tanti che prendono la macchina per venire fino a Mamaville perché non c'è Aosta il servizio. E le sembra che i turisti siano soddisfatti del servizio o ha registrato qualche lamentela? Sì, sì, no, tantissimo. Quaranta minuti più tardi facciamo tappa presso il centro visitatori di Rem Notre Dame, al cui interno è allestita una mostra sul Gipeto, l'avvoltoio delle Alpi. Estintosi in Valle d'Aosta già nel XIX secolo, è oggi tornato a volare nei cieli del Parco Nazionale del Gran Paradiso. Visitata la mostra, il Trekbus ci porta all'imbocco del sentiero per il rifugio benevolo. La Valle di Rem è ritenuta, detta di molti, una delle più suggestive ed incontaminate valli delle Alpi Graie. Da dove venite? Da Firenze. E che idea vi siete fatti della zona? Allora, è una zona bellissima. Questa valle, addirittura, se io devo pensare a una Valle del Paradiso, è veramente la Valle del Paradiso. È un giardino di fiori che è spettacolare. Siamo qui con Martina e Dalia, che lavorano appunto nel rifugio. Avete usufruito del trasporto pubblico? Sì, per arrivare in valle uso il treno e devo dire che da Varese è parecchio scomodo perché ci metto quasi 5 ore. E invece siete a conoscenza della possibilità di arrivare dalla Valle d'Aosta alla Francia e alla Svizzera attraverso il trasporto pubblico? Sì, io ne sono a conoscenza, però non l'avevo utilizzato perché quando studiavo a Lione, perché comunque era abbastanza scomodo come orari, soprattutto per rientrare in Francia, da Aosta all'epoca partivano verso le 5, le 6 del mattino, quindi un po' impegnativo. E i turisti che arrivano qui al rifugio, sono persone che si muovono con mezzi propri o usufruiscono del trasporto pubblico? Per la maggior parte con mezzi propri. Où venez-vous? De Lyon. Comment vous êtes arrivé en Valle d'Aosta? À pied. Et l'unica nota dolente della giornata, direi,
la camminata sotto la pioggia fino a Rem. Però dai, insomma, è stata anche quella un'esperienza. Inzuppati da testa e piedi. Sì, però dai, molto divertente. Speriamo solo si asciughino le scarpe per domani, se ne siamo fregati. Ancora una volta il tempo non ci assiste. Invece di recarci come programmato in Val Savaranche, ci vediamo costretti ad optare per il fondovalle. Decidiamo così di andare ad esplorare il villaggio di Entrò. Siamo scesi e abbiamo fatto tappa a Entrò. E siamo riusciti a visitare il castello. E la cosa che mi ha stupito di più è che questo castello in realtà non è un bene pubblico, ma in realtà ha un proprietario, un privato, che lo usa come casa da vacanza. Qualcuno? Costruito nel XII secolo, con una struttura piuttosto semplice, nel 1260 Pierre Sarriot lo fece ampliare facendolo diventare una vera e propria fortezza. Oggi il castello, di proprietà di Conti Caracciolo di Brienza, nella sua parte aperta al pubblico, è gestita da Fondazione Gran Paradis. Lei personalmente è un utilizzatore dei mezzi pubblici, del trasporto pubblico? No, io lavoro qui nel comune, a 300 metri dalla mia abitazione, perciò... Ma io una critica che sento da molti abitanti è che d'estate passano degli autobus, dei grandi autobus vuoti perché sono poco utilizzati. Ci andrebbero dei mezzi forse più di dimensioni più ridotte. Alla ricerca di informazioni utili, testiamo il servizio Free Wi-Fi Zone, attivo da circa 2 anni su tutti i comuni dell'area del Gran Paradiso. Oltre agli orari dell'autobus, veniamo a conoscenza di un altro sito gestito da Fondazione Gran Paradiso. Si tratta della Maison Brille, uno dei maggiori esempi di architettura rurale nel Gran Paradiso. Ho detto, era interessante vedere come conservavano le cose una volta, cioè che le uova nella sabbia, allora parliamone, perché le uova nella sabbia cosa è? Per quanto ti riguarda, tu utilizzi i mezzi pubblici? Uso i mezzi pubblici, ma anche la macchina, perché per dove vivo è abbastanza indispensabile, come orari, utilizzare i mezzi pubblici non è sempre possibile. Nel pomeriggio siamo di nuovo alla fermata dell'autobus, alla volta di Villeneuve, snodo di collegamento obbligatorio per andare a Courmayeur. È un'utilizzatrice abituale del servizio di trasporto pubblico? Assolutamente no, occasionale. Trova che gli orari attuali degli autobus siano comodi? Ma penso che quello delle valli laterali sia un problema che esiste da quando io frequentavo trasporti come bambina, insomma, sono pochissimi e quindi senza la macchina è praticamente impossibile fare una vita più o meno normale nelle valli laterali, la realtà è quella. Siamo a Villeneuve e abbiamo appena trovato un potenziale passeggero del servizio di trasporto pubblico. È un utilizzatore abituale del servizio di trasporto pubblico? No, la prima volta che prendo il pullman. Come mai? Sono rimasto a piedi con la macchina. Appena il tempo di una breve intervista e siamo di nuovo in autobus. Prossima tappa, Paris Saint-Didier. Purtroppo il cielo grigio nasconde il massiccio maestoso del Monte Bianco. Ottimisti, decidiamo di andare a dormire con la speranza di poterlo ammirare il giorno successivo. Aspettiamo domani, vi faccio un giretto nel Courmayeur, ghiacciaio, e poi tunnel, e poi si valica il confine. Tutto qua va bene così, però. Aggiorniamo domani.
Le nostre preghiere sono state esaudite, il sole splende e i 10 minuti di autobus verso Courmayeur si trasformano in una vetrina sulle montagne più alte d'Europa. Arrivati a Courmayeur, effettuiamo l'ultimo cambio in territorio italiano. È giunta l'ora di attraversare il confine. Avendo 6 corse, 3 corse dall'Italia e 3 corse dalla Francia, quindi fanno 3 corse loro, andate e ritorno, e 3 corse noi, questo nel periodo di alta stagione. Nel periodo di bassa stagione varia da 2 corse a testa a una corsa a testa nei periodi proprio morti. Diciamo che il maggior afflusso si ha nei periodi invernali, che c'è la possibilità di fare un abbonamento Unlimited che dalla Francia o dall'Italia permette di andare a sciare su ambo i comprensori. Quarantacinque minuti più tardi siamo a Chamonix-Mont-Blanc, dove per prima cosa chiediamo informazioni su come raggiungere Morzine in giornata. E abbiamo prima chiesto informazioni nella gare routière, dove tu hai sfoggiato un francese di quelli epocali. Beh, c'è anche la signorina che ha... La signorina... è carina. De gusti. Scoprendo di avere 3 ore di attesa davanti a noi, ne approfittiamo per lanciarci alla scoperta del ridente Chamonix. Abbiamo fatto un giretto a Chamonix, siamo saliti con la funivia al... Le Brevins? Sì. Un posto da brivido, appunto. Sta funivia con una campata unica da una montagna all'altra, però veramente vale la pena, direi che da consigliare come escursione a Chamonix. Wishful thinking of a good luck charm of a world turned my way. In pochi minuti di funivia ci troviamo completamente immersi nella magica atmosfera d'alta quota, in ammirazione di Sua Maestà il Monte Bianco. Je viens de Valorcine. Vous utilisez fréquemment les transports publics? Le covoiturage le matin et quand je rentre du travail, je prends le train, oui. Est-ce que vous trouvez les transports efficaces? Les prix, ça va très bien. Les horaires, c'est pas toujours adapté. Par exemple, pour moi, ça va pour rentrer du travail, mais pas pour partir au travail le matin. Where are you from? We're from Canada. How did you arrive here in Chamonix? We arrived by the Chamonix Express. Was it nice? Did you like it? It was fine. It was fine, mm-hmm. Yes. Okay. But we find the people in the train stations and the bus information very, very helpful. Nel primo pomeriggio prendiamo l'autobus per Cluse, nodo obbligato per Morzine. Arrivati a Cluse, scopriamo di avere altre 3 ore di attesa davanti a noi. Seppur già molto stanchi, decidiamo comunque di esplorarne il centro. Nous sommes à Cluse avec 3 chauffeurs. Est-ce que vous pensez que les services sont efficaces? Ça manque un petit peu de fréquence dans la journée. Mm-hmm. Voilà. Pour les correspondances entre les lignes, c'est pas... Oui, peut-être vous pensez aussi qu'il faudrait y avoir plus de bus, donc. Oui. Et peut-être avec des tailles plus petites, plus souvent. Le problème, c'est qu'on travaille assez avec la saison, donc on ne sait pas si on aura beaucoup de monde, si on n'aura pas beaucoup de monde. Donc au niveau de la taille, on est coincé. Mais
En petit car, c'est pas possible. Est-ce que vous savez qu'on peut rejoindre l'Italie, et notamment la Val d'Aosta, avec les transports communs? On y va assez souvent, régulièrement même. En tant que chauffeur, on amène des clients dans la Vallée d'Aoste. Et d'ailleurs, je vais y aller demain, mais okay. Avec la voiture, par contre. Cittadina dinamica e giovanile, riconosciuta internazionalmente dagli appassionati di downhill, Morosin ci fa subito un'ottima impressione. In tutto il giorno ci sono solo tre bus che collegano Clusa a Morosin, e Morosin è comunque un centro abbastanza grande, di buone dimensioni, molto turistico. Tanti giovani, tanti ragazzi, quindi insomma è un posto mica male. Tre autobus, diciamo che non è... È un po' triste. Adesso usciamo un po', vediamo un po' cosa c'è da fare. Mangiamo la tartiflette. Tartiflette. E via. Tartiflette o raclette? Dobbiamo scegliere. Oppure tutte e due. Il mattino seguente, curiosi di scoprire Morosin e i suoi dintorni, ci dirigiamo all'ufficio del turismo. Avrete delle informazioni su Morosin, qu'est-ce qu'il y a à visiter? D'accord, alors vous avez le guide pratique de la station, et puis ici vous avez toutes les activités principales sur Morosin. Est-ce que vous avez aussi les horaires pour les bus, par hasard? Bien sûr. Alors ce sera le petit guide des transports, comme ceci. Ouais. Approfittando del bel tempo, optiamo per la passeggiata alla cascata del Gnon, lungo il sentier di Renard. D'où venez-vous? Belgique. Comment êtes-vous arrivé ici à Morosin? En voiture. Avec le multipass ici, c'est une formule qui permet d'accéder au télésiège, à la navette en bus, gratuitement. On paye 2 euros par jour par personne et on a accès à tout gratuitement. On va le faire. Okay. 12:38. Nel pomeriggio testiamo il Balado Bus, un servizio di navetta estivo che copre l'intera vallata Do e che ci porta a Fondovalle, alla scoperta delle rinomate Gorge du Pont du Diable. Donc ici nous sommes dans le Chablais, c'est-à-dire le territoire au nord-est de la Haute-Savoie. Et le Chablais se découpe en trois grandes vallées. Vous avez la vallée d'Abondance, la vallée de Morosin, qu'on appelle aussi la vallée d'eau, où nous sommes, et la vallée de Bellevaux. Donc nous sommes précisément ici. Les gorges du Pont du Diable sont des formations rocheuses d'origine glaciale. Attraverso le varie ere geologiche, il fiume ha modellato la roccia, lasciando spazio a uno spettacolo naturale che ci lascia tutti a bocca aperta. Di ritorno in superficie, riprendiamo il Balado Bus, in direzione di Saint-Jean e della sua abbazia. En fait, la Balado elle part des gorges du Pont du Diable. Et on monte par tous les petits villages. Au début, c'était 1 euro pendant 2 ans. Et après, avec 1 euro, il n'y avait pas assez de recettes pour financer tous les bus, les gens qui travaillent dans les bus et les gens dans les bureaux aussi. Donc, c'est arrivé à 1,50 €. Et puis, donc il y a une partie qui est payée par le conseil général, donc c'est les impôts. Donc, tout le monde paye. Mais il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent. que c'est eux qui payent les transports en commun, qui pourraient le prendre parce qu'ils le payent, ils ont le droit. Et qu'il y a une autre partie qui est payée par vos tickets, quoi. Devo dire che a livello di fermate è ben studiato, perché comunque sono in punti
comodi per il turista per raggiungere i siti di interesse. Sì. L'abbazia di Saint-Jean-d'Eau fu fondata nell'anno 1000 dai monaci cistercensi. Prima di rientrare a Saint-Jean-d'Eau, non possiamo certo andare via senza un'ultima foto souvenir. Tartiflet! Un'ultima tartiflet! Però ci sto comodo, dai! Ed è quindi con il sorriso che anche la quinta giornata giunge al suo termine. In compenso abbiamo un problema per domani. Eh sì, infatti abbiamo provato a chiamare il petit bus, che è appunto il servizio a chiamata. Però questo servizio di Ptibus non collega una valle con l'altra, quindi non è possibile dalla valle d'Olp passare alla valle di Abondance. Quindi sì, dobbiamo cercare una soluzione, poi appunto direi sono tre punti a sfavore di un servizio che potenzialmente potrebbe essere utile e interessante. Il giorno seguente scendiamo ancora più a valle, dove con tanta eccitazione e un po' di timore decidiamo di testare un mezzo di trasporto un po' meno convenzionale. Give me 18 wheels, give me 18 wheels. Bello, comunque divertentissimo. Abbiamo fatto comunque un'ora e sette minuti di discesa nel fiume con annessi 6,5 km di discesa, bellissimo. Sì. Niente, poi abbiamo fatto per cercare di andare via, insomma, finita la festa Gabatu Santu e... Il servizio di Columbus comincia da lunedì prossimo, quindi dal 7 luglio. Per adesso c'è il servizio ridotto, per cui dobbiamo andare fino a Tonnoleben per poi risalire dall'altra parte. E il problema è che il primo bus è alle 15.40, quindi tra 3 ore. E il secondo problema è che non sappiamo dove è la fermata, probabilmente dobbiamo incamminarci da dove siamo arrivati per un bel pezzo. La fermata dovrebbe essere questa qua. Anche perché è l'unica. Però il bus non c'è segnato, quello per Tonnoleben. Ce l'aveva già detto l'autista del primo bus della mattina, un problema, quello delle fermate, che ce ne sono parecchie e sarebbe studiato bene il servizio, ma non sono ben segnalate. En fait, ceux qui ont plus l'habitude, ce sont les gens d'ici, quoi. Eux, ils sont habitués. Mais c'est vrai que quand on n'est pas d'ici, c'est vrai qu'on a toujours du mal un peu à savoir où se trouvent les arrêts, quoi. Il faut savoir. Mais ce qu'il devrait faire, ça serait rajouter un abri, vous voyez. Ici, dans la région, il y a beaucoup d'arrêts. Même s'ils ne sont pas spécifiés, il y a un zébra au sol, c'est tout. C'est tout ce qu'il y a, en fait. Et ça, il faut le savoir aussi. In attesa del bus per la Val d'Abondance, decidiamo di entrarci per Tonnoleben. Tra le altre cose, poi. Te c'è quando abbiamo incontrato la signora con la macchina elettrica che è appiccicata al palo? Depuis quand vous utilisez cette voiture? Depuis le mois de février. Ah, c'est nouveau. C'est très nouveau, oui, oui. Oui, oui. Et vous êtes satisfaite? Satisfaite, oui, 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 oui. C'est une démarche un peu écologique. C'est vraiment facile à conduire. Il n'y a pas de critique. C'est que du positif. Elle a une autonomie d'environ 150 km. Donc c'est uniquement pour les petits trajets. E nella ville è super. Praticamente lo Stato francese da 7.000 a 10.000 euro di contributo su una macchina elettrica al 100%. E niente, quindi su 16.000 euro 10 lo mette lo Stato, te c'è una macchina elettrica che puoi caricarti dappertutto. Per la città sembra che sia la carta vincente, diciamo. Ultimo autobus della giornata, in direzione di Abondance,
che scopriamo essere, oltre al nome di una vallata e di un villaggio, anche quello di una razza bovina e dell'ottimo formaggio che da essa ne deriva. È ormai sera quando arriviamo alla Chapelle d'Abondance, un piccolo comune alpino di 800 abitanti circa. E abbiamo raggiunto appunto Abondance alle 7 di sera, la Chapelle d'Abondance, per cui tutte le visite si spostano domani. Sì. E soprattutto si sposta domani il grande problema di... Del arrivare fino a... Tonò. Di nuovo. Perché a quanto pare questo orario non estivo non comprende la domenica. Noi fiduciosi però... Siamo andati al centro informazioni stamattina. E le orari precedenti étaient jusqu'au 6. Attendez, je ne vais pas vous dire de bêtises. Il n'y a pas de carte blanche. Il n'y a pas de carte blanche. E lì ci hanno detto molto cortesemente che ci potevamo anche arrangiare. Esatto. In sostanza. La stagione estiva inizia più tardi. Meno male il Columbus è stato attivato proprio oggi. Anche se dal sito internet ci hanno parso di aver letto domani, ma vabbè. Il servizio di Columbus, ossia la navetta estiva della Valle d'Abondance, per la nostra gioia è appena stato attivato. Pur sapendo che non ci porterà fino a Tonon-les-Bains, decidiamo comunque di prenderlo per scendere fino al capolinea. Se no, cosa avete dato successo qua meglio del sistema? Déjà qu'il y ait plus de bus pour les gens d'ici, déjà, parce que les gens d'ici, quand ils veulent aller au marché ou le restant du temps, ils n'ont pas de bus. Il y en a que quand il y a les touristes. Quand il n'y a pas de touristes, il n'y a pas de bus. Abbandonati ad un incrocio, ci troviamo obbligati ad infrangere le regole prefissatoci e chiamare un taxi. En fait, je voudrais demander si vous êtes disponible à amener 5 personnes à Tonon-les-Bains. On est à Feucourbe. È arrivato il taxi, siamo per strada per Tonon, mancheranno 16 km circa. Arriviamo in tempo per il treno, però vediamo quanto costerà e par exemple, c'est vrai qu'il pourrait y avoir un numéro d'appel. Ouais. Et puis que les gens puissent prendre rendez-vous, mais je pense que ça ferait concurrence justement au taxi. Ouais. Alors que. Mais dans ce cas, les taxistes peuvent entrer quand même. Ils pourraient rentrer là-dedans parce que on travaille avec plus aussi. Ouais. Giunti nuovamente a Tonon-les-Bains, destinazione finale del nostro viaggio, approfittiamo della mattinata per goderci le rive del Lac Léman. Per il viaggio di ritorno verso Chamonix optiamo questa volta per il trasporto su rotaia. Altro capitolo. Anche qui per arrivare fino a Chamonix, dato Tonon-les-Bains, abbiamo dovuto fare 3 cambi di treno e anche lì il viaggio è durato sulle 5 ore. Arrivati a Chamonix, consapevoli del fatto che dopo le 6 di sera non ci sono più autobus per l'Italia, ci rassegniamo a passare un'ultima notte in albergo. Il nostro viaggio è ormai giunto al termine, ed è quindi arrivata l'ora di fare una breve ricapitolazione dei servizi testati durante la settimana. Il servizio di bike sharing di Fondation Grand Paradis, con la procedura di accredito rapida e semplice, si è rivelata un'ottima opzione per gli sportivi che non vogliono fare fatica. Il Trek Bus,
servizio molto apprezzato dagli appassionati di montagna, è ancora poco conosciuto e manca quindi forse di un po' di pubblicità in più. Per quanto riguarda gli autobus di linea Valdostani, apprezzati durante l'estate dalle comitive di turisti, nel resto dell'anno sono utilizzati per la maggior parte da anziani e studenti. I residenti affermano infatti che l'automobile, per chi abita nelle valli, è un bene pressoché indispensabile. Il servizio di autobus transfrontaliero, che collega Courmayeur con Chamonix, potrebbe essere un ottimo servizio se non fosse che l'ultima corsa è alle 6 di sera. Nei periodi di alta stagione una corsa serale sarebbe veramente perfetta. Per quanto riguarda il servizio francese, una parola va spesa a favore degli autisti, i quali si sono mostrati essere tutti molto disponibili e cortesi, in primis per le interviste, ma anche per servizi meno scontati come il carico bagagli. Peccato solo che il servizio pecchi sulle coincidenze tra le diverse linee. Il Balado Bus, il servizio di navette della Vallée d'Eau, è davvero un ottimo servizio. Le molte fermate, spesso vicine a luoghi di interesse turistico, sono però mal segnalate. Il Colombus, il servizio di navetta del Val d'Abondance, funziona essenzialmente allo stesso modo. L'unico inconveniente è che prima del 6 luglio il servizio non è attivo. Gli autobus di linea tra Tonon e le valli offrono un buon servizio in settimana. Il grande problema è che al di fuori della stagione turistica, la domenica le corse purtroppo non sono effettuate. Il servizio di Petit Bus non è stato possibile testarlo, ma abbiamo successivamente scoperto essere un servizio chiamata appositamente creato per le persone anziane o con disabilità motorie e quindi non adatto a esigenze turistiche. Di certo non è facile collegare in modo efficiente e capillare l'insieme delle vallate alpine, ma in generale, per quanto riguarda il periodo estivo, entrambe le zone analizzate presentano una buona rete di collegamento. Diverse cose potrebbero e devono essere migliorate, ma per rispondere alla domanda se sia possibile o meno viaggiare utilizzando solo mezzi pubblici, noi rispondiamo: l'abbiamo fatto! Such a long